Ciao lettori, sono Pachito, ritorno all'appuntamento con la videorecensione del Lettore Medio. Il libro del quale desidero parlare oggi è È successo un 21 di Mauro Giorgini, edito da Lab di FG, casa editrice che naturalmente ringrazio per avermi dato la possibilità di leggere e recensire questo volume, volume per il quale ho dovuto indossare l'outfit adeguato, già perché quella che indosso è la maglietta di Gigio Donnarumma, il portiere della nazionale italiana, uno dei protagonisti di questo libro che celebra l'Italia sportiva e non solo. In un anno, il 2021, che senza dubbio ricorderemo come uno dei più vincenti della nostra storia. Per quanto riguarda il libro, si parte appunto dalla finale tra la nazionale di Roberto Mancini e quella allenata da Gareth Southgate nella finale degli europei, con l'Italia che vince al termine di una sequenza di 5 calci di rigore, nei quali il portiere del Milan, poi divenuto portiere del Paris Saint-Germain, si è dimostrato semplicemente superlativo ed ha respinto il calcio di rigore finale. Da lì tutta una serie di eventi sportivi indimenticabili che vedono appunto il loro culmine nelle finali olimpiche di Tokyo. E il reportage sportivo di Mauro Giorgini dedica grande attenzione alla competizione dei cinque cerchi, che ha appunto visto l'Italia primeggiare in una serie di discipline. Su tutte, sicuramente, da ricordare la prestazione di Gianmarco Tamberi, che si era infortunato prima di Rio 2016 e che aveva portato con sé in maniera scaramantica il gesso con cui gli avevano bloccato la gamba. Gianmarco Tamberi diventa oro olimpico nel salto in alto e nella stessa giornata Marcel Jacobs compie un'autentica impresa. È infatti il primo italiano ad approdare a una finale dei 100 metri ed è il primo italiano ad ottenere la medaglia d'oro, il massimo riconoscimento. Due atleti che hanno vinto nonostante tutto, nonostante talvolta la sfortuna si sia anche accanita contro di loro. Ed è un po' una costante del racconto di Mauro Giorgini. Lui racconta di uomini e donne che sono sicuramente degli sportivi di grande prestigio, ma sono anche persone che ce l'hanno fatta e hanno superato i loro ostacoli. Da questo punto di vista si può considerare ogni racconto un breve romanzo di formazione dalla forte componente sportiva. Ciò che mi è piaciuto dal punto di vista tecnico e che più o meno si ripete all'interno di tutti i racconti è che Mauro Giorgini dilata l'istante conclusivo della prestazione sportiva e in quell'istante inserisce una storia. Raccontando il passato dello sportivo, penso a Jacobs, a tutti i suoi problemi che ha avuto da ragazzino e soprattutto al difficile rapporto col padre. Penso al momento in cui l'ultimo calcio di rigore della sequenza tra Inghilterra e Italia permette all'autore di raccontare quel lungo periodo che va dal marzo 2020 a luglio 2021 e tutto quello che è capitato in Italia a seguito dei problemi che abbiamo avuto con la pandemia. Inoltre, all'interno di questo libro vi è, e questa è una cosa che mi piace davvero tanto, una grande attenzione per gli atleti paralimpici e soprattutto per le loro storie. Ve n'è una in particolare che mi è piaciuta tantissimo. Ed è quella appunto della finale, dei 100 metri che ha visto un podio completamente azzurro. Ed è con questa lettura che vorrei concludere questa nostra videorecensione, raccomandandovi innanzitutto la lettura di questo libro. Eccolo qua, È successo un 21 di Mauro Giorgini, edito da Lab di FG, libro perfetto per tutti quelli che come me amano la letteratura sportiva, ma anche e soprattutto coloro i quali desiderano, come dire, godersi, ecco, non mi veniva il termine, un libro che parla di uomini e donne che ce l'hanno fatta. Chiudiamo con questa lettura. Lo stadio olimpico è in silenzio. Sta suonando l'inno di Mameli. Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Graziana Contraffatto lo ascoltano con la mano sul cuore. Sotto le mascherine le loro labbra cantano i versi, mentre i loro occhi si riempiono di lacrime. Sono tre atlete, tre donne che hanno saputo rialzarsi dopo essere state messe a dura prova dalla vita. Ciascuna col proprio trascorso, ciascuna col proprio bagaglio sulle spalle. Una valigia di dolore e speranze che le ha portate dall'altra parte del mondo a condividere il podio dei 100 metri femminili alle Paralimpiadi. Una forza capace di scrivere una delle pagine più belle dello sport italiano. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo suggerimento di lettura.